Io credo che oggi noi dobbiamo porci il problema dei ragazzi che perdiamo. La scuola si deve porre questo problema. Questo è un convegno sulla dispersione scolastica in una città che ha la più alta, tra le più alte dispersioni scolastiche nel nostro paese. Dobbiamo porci questo problema e dobbiamo affrontarlo sapendo di avere molte risorse a disposizione, le istituzioni, le famiglie, le associazioni che sono coinvolte in questo convegno e che sono già all'opera in questa città. L'abbiamo scelta non solo perché c'è un'alta dispersione scolastica, ma anche perché ci sono tante energie, perché ci sono tanti progetti, ci sono tante collaborazioni. E questo è il messaggio da lanciare oggi all'intero paese, però, perché ai tempi di Don Milani l'Italia si era riscattata dalla guerra, era un paese in crescita. Noi oggi siamo la settima potenza industriale del mondo, non possiamo permetterci dispersione scolastica, numero basso di laureati rispetto agli altri paesi europei e anche diciamo, perdita di valore della cultura, dell'istruzione, che restano la molla più importante anche per superare le disuguaglianze che sono crescenti. Perché altro aspetto che va sottolineato è che la dispersione scolastica è una dispersione classista, cioè a scuola non vanno i figli dei poveri, a scuola non vanno i figli degli immigrati, a scuola non vanno quelle persone che hanno meno cultura in famiglia, che non respirano questo clima. E tra l'altro la dispersione scolastica è più alta negli istituti professionali rispetto per esempio ai licei. L'Italia non può non porsi questo problema, ecco, lo deve affrontare, deve dare le risorse necessarie, deve rivalutare la funzione sociale dei maestri, dei professori, degli insegnanti, che una volta erano all'apice nella considerazione del paese e che oggi insieme ad altre nobili professioni come quelle dei medici sono in qualche modo diciamo svalutate ingiustamente e va investito anche sulla loro formazione e sul loro. Lo uso volontariamente questa parola, prestigio anche sociale. Tutti noi vogliamo che vengano spese queste risorse per la nuova generazione, cioè per i ragazzi e per le ragazze di questo paese e anche per i prossimi ragazzi e ragazze di questo paese. Quindi ce la dobbiamo fare. La cosa di cui dobbiamo essere consapevoli è che il PNRR termina nel 2026, dopo serviranno risorse invece del nostro paese per affrontare, per dare continuità anche alle iniziative che si mettono in campo. La dispersione scolastica è un tema che ci interessa in termini anche di ricerca di strategie per superarla e quindi ci troviamo oggi insieme al mondo universitario e alle istituzioni che intendono mettersi a disposizione della scuola, perché la scuola da sola non può farcela, per rilanciare un modello di sistema scolastico davvero alla portata dei nostri ragazzi in qualunque latitudine, soprattutto nelle aree più disagiate del paese. Abbiamo una difficoltà in Italia che è quella di perdere ragazzi. In realtà non sappiamo se siamo noi che li perdiamo o loro che perdono noi. La domanda sembrerebbe banale, ma in realtà nasconde un metodo, cioè noi ci importa della qualità del nostro sistema di istruzione, cioè stiamo facendo veramente tutto quello che è possibile, con le risorse giuste, con le strutture giuste, con i linguaggi giusti, con la libertà che serve, con la cura che serve. Ecco, questo convegno insieme al fatto che apre, diciamo, proprio uno spiraglio su un settore che spesso non è considerato, ci porta a riflettere sul lavoro che dovremmo fare, sui pezzi che mancano. Di questo passo noi non risponderemo mai all'Europa e continuerà una lamentazio dei diversi governi, gli uni e gli altri, che continuano a lamentarsi da un lato e a tagliare risorse dall'altro. Allora, il PNRR è sicuramente una risposta, occorre però che nella prossima legge finanziaria, quella che si sta preparando adesso, si decida che il tema non è quello dei condoni fiscali, il tema è quello di investire nella scuola. Noi abbiamo gli insegnanti peggio pagati d'Italia, abbiamo edifici insicuri, noi abbiamo i comuni del Mezzogiorno che non sono in grado di garantire ciò che in altre città del nostro paese viene garantito. E in più, attenzione, c'è un disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata fra le regioni,
una delle 23 materie è l'istruzione, significa che chi sostiene il merito considera l'esclusione sociale e l'abbandono come una logica condizione. Come c'è il povero che è giusto che rimanga povero, c'è quello che è selezionato dalla scuola ed è giusto che rimanga selezionato dalla scuola. Dominandi diceva esattamente il contrario e ha praticato esattamente il contrario. Allora occorre un'azione coerente, costituzionalmente corretta da parte delle forze politiche. Questo è l'obiettivo da mettere in campo.